Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio un haul di Shein. Come sempre vi mostrerò i vestiti indossati e niente, spero che il video possa esservi d'aiuto e iniziamo subito. Prima cosa vado a mostrarvi questo top e è in questo bellissimo blu petrolio. Non avevo niente di questo colore, infatti ho deciso di acquistarlo nonostante non sia di cotone, perché io di solito seleziono solo top che siano fatti di cotone perché li trovo più comodi e resistono meglio sia ai lavaggi che all'odore, eccetera, eccetera. Però questo era veramente un colore troppo carino, quindi non potevo lasciarlo lì, per cui l'ho comprato lo stesso. E niente, allora il tessuto non è elasticissimo, vi dico la verità, infatti è un po' complicato da indossare, specialmente la parte della testa, però comunque è fattibile, nulla di particolare. E questo top è della linea Daisy, vedete? Ed è una taglia XS. Comunque poi ve lo mostro indossato adesso, quindi avete modo di vederlo addosso. Poi, siccome esco molto presto al mattino per andare a lavorare, spesso magari metto una magliettina un po' più leggera perché poi quando esco fa un caldo mortale e quindi per avere qualcosa, insomma, da mettere su al mattino per non congelare, ho deciso di prendere questa giacchettina perché io di solito utilizzo i cardigan, però mi rendo conto che non sempre stanno bene con l'outfit, quindi ho provato con questo. Vi dico già che le tasche non mi fanno impazzire perché sono finte, speravo fossero vere, ma no. E però per il resto addosso sta molto bene, quindi ve lo consiglio. Anche questo qui l'ho comprato in taglia XS e basta. Poi sono andata ad acquistare una maglietta un po' particolare, è una maglietta con le spalline strutturate. Ne ho viste tante da Zara, specialmente l'anno scorso, e niente, ne volevo una giusto per provarla, perché io rispetto al resto del corpo, insomma, ho delle spalle anche abbastanza larghe, quindi non so se è una cosa che mi può star bene o no, anzi fatemi sapere voi nei commenti e quindi ho detto vabbè, la prendo, la provo e vediamo come va. E questa qui è sempre in taglia XS, ma vedrete che quasi tutto è in taglia XS. E vi dico la verità, a vederla così è un po' grande, probabilmente anche indossata lo sarà, cioè vedete, è un po' grandicella e questa qui dovrebbe essere in cotone, se non mi sbaglio, ma vediamo, poliestere, cotone ed elastane, sì, quindi ha dentro tutti e tre. Poi ho preso una magliettina molto molto semplice, fatta così, ha le maniche che hanno questo risvoltino ed è molto carina, molto comoda e soprattutto molto fresca, quindi ve la straconsiglio. Questa l'ho già utilizzata una volta e, perché mi serviva assolutamente una maglietta bianca e è in taglia anche questa XS e andiamo a vedere la composizione così. Lo dico subito, questo qui è 95% poliestere, 5% elastane. Vi giuro che per questa maglietta non l'avrei detto, perché è molto molto morbida. Cioè, non so se si vede il tessuto, ma è veramente bello di questa maglietta. Vabbè, pazienza.
Altro acquisto che ho fatto, questo qui per uscire a fare una passeggiata al mare al pomeriggio, è questo qui. È un vestito lunghissimo che infatti non so come mostrarvi perché è veramente lungo. Mi arriva alle caviglie. Ha le spalline regolabili e è un grandissimo vantaggio. E niente, mi piace molto. L'unica cosa è che dal sito forse mi sembrava un po' più bianco bianco, non so come dirvi. Invece, vedendolo dal vivo, tende quasi al verde. Non so se vi dà l'idea, ma questa cosa qui un pochino mi ha lasciata perplessa, però vabbè, fa lo stesso, va bene uguale. Altro acquisto che ho fatto è questa gonna. Quest'anno mi sono data i vestiti alle gonne perché non ne ho praticamente nessuno, perché non sono mai stata abituata a metterli. Ho sempre messo i pantaloni, però quest'anno ho detto dai, cambiamo un po'. E quindi niente, ho preso questa bellissima gonna lunga fatta così. E anche questa è in taglia XS e è di questa linea qua, Shein Frenchy. E sì, ve l'ho detto, è in taglia XS. Questa molto bella, molto comoda e delle dimensioni azzeccatissime. Poi, altra cosa che ho acquistato sempre per andare a lavoro, sempre molto basic, è questa magliettina qui, anche questa fatta con la manica così a risvolto, un po' oversize e col taschino, molto molto carina, anche questa in taglia XS e... Vediamo se almeno questa ho azzeccato la presa di cotone o se oggi proprio mi sono completamente... Sì, questa qui è di viscosa, poliestere viscosa e della stan, ok? Anche se vi devo dire che ha esattamente lo stesso tessuto di quella solo di poliestere. Vabbè, un mistero. Comunque giù nell'info box trovate tutti i link delle cose che ho acquistato. Poi vi voglio mostrare questo blazer. Nello scorso video di Shein vi dicevo che io avevo acquistato tempo fa un bellissimo blazer nero che adoravo, che ho messo praticamente da quando l'ho acquistato, io utilizzo solo quello, e solo che era andato fuori produzione. E niente, mi sono messa a cercare disperatamente, ragazze, l'ho ritrovato, è lui, è completamente in un'altra taglia, completamente in un'altra sezione, in un altro, in un'altra linea di Shein, ma è sempre lui. In realtà è un abito blazer, ma io lo utilizzo semplicemente come blazer perché è perfetto. È della lunghezza che piace a me, è caldo, vedete, è fatto veramente bene. Ed è questo, ve lo straconsiglio, poi lo vedrete anche indossato e sta bene su tutto. Ne sono follemente innamorata.
Poi, ultima cosa di abbigliamento che ho preso, perché poi ho preso un sacco di accessori, è questo costume. Di solito non prendo mai costumi di Shein perché ho difficoltà a trovare la mia taglia, però questo non lo so, mi ispirava, volevo un costume senza ferretto e quindi niente, ho preso lui. È in questo sobrissimo pitonato e niente ragazzi, mi piace moltissimo. Questo non so se ve lo mostro indossato, vediamo un po' cosa riesco a fare. E niente, la mutanda è questa. Questi erano gli acquisti di vestiario. Ora passiamo agli accessori. Ho preso per prima cosa un aggeggio per pulire le cuffiette. Questo non l'ho ancora aperto. Vediamolo. Distrutto la confezione. Ok, dovrebbe essere questa penna che permette di pulire le cuffiette. Ha diverse cose qua. Oh, che carina! Ha la spatolina, ha questa spatolina. Poi qui ha insomma questo altro pezzetto per andare a pulire la parte più in profondità, e questo invece entra nel buco in cui si inserisce le AirPods. E niente, secondo me è carino, da provare. Poi vi farò sapere come mi ci trovo. E questa l'ho pagata veramente una sciocchezza. Poi vi lascio sempre tutti i prezzi giù nell'info box. Poi ho preso per le unghie, perché le unghie me le faccio io, come sapete, ho preso questi adesivi a forma di cactus, sono dolcissimi. E ho preso anche questi a forma di fiore, di ciliegio. Questi, devo dire, me li aspettavo un po' meno forti come colori, e invece sono molto molto rosa, però secondo me messi sul bianco sono decisamente molto carini. Poi ho preso per l'iPhone, perché ho scoperto che effettivamente avere questi affari è comodissimo, perché ve li mettete al polso e anche magari quando siete vicini a un ponte, piuttosto che a un cavalcavia che state passando, insomma, in questi posti qua vi sentite molto più tranquilli ad avere il vostro telefono attaccato al polso. E quindi niente, ops, ho preso questo laccettino qua. È molto carino, speriamo che duri. Poi queste non le ho ancora neanche aperte, sono delle buste della spesa. Ne ho prese due, di due dimensioni diverse, in modo tale da capire qual è quella che preferisco, che come vedete si riescono a reinfilare dentro l'astuccino e hanno il gancio per essere appese, che per me è comodissimo. Questa era troppo carina, ragazze, con i fenicotteri, super estiva. Allora, ok, allora, eccola qui. Come vedete è super carina, con tutti i fenicotteri, le palme, i drink, proprio estiva. L'unica cosa che per i miei gusti è troppo piccola. A me serve una borsa un pochino più capiente, almeno un pochettino più lunga di questa. Cioè mi servirebbe una borsa di queste dimensioni. E, però per quando devo andare a fare una spesa piccola può andare bene. Quindi dai. Non è bocciata, non è promossissima, è promossa. Una via di mezzo. Poi ne ho presa un'altra. Questa qui è costata un po' di più, quindi immagino che sia un po' più grande. Vedremo. Questa devo dire che ha una fantasia un po' più tetra, un po' più cupa, però va bene, uguale. Ce n'erano tante, ma una marea, cioè. Vediamo come tirarla fuori. Ok. Oh, sì.
questa è decisamente più capiente, come potete vedere. Si riesce a portare così a spalla, quindi direi che questa va bene. Ecco, mi servirebbe una via di mezzo tra questa busta che è così e questa che è così. Una via di mezzo. Continuerà la mia ricerca di borse, però questa non lo so, l'ho trovata molto carina e quindi alla fine me la sono presa. E niente, questo era tutto. Anzi no, cosa dico, manca uno. Questo qui, ho preso questi due piattini. Non so neanche io perché li ho presi, ma erano carini, mi piaceva l'idea di avere la salsina qui e le cose nel piatto tutto unito. Non lo so, non... erano carini, c'è poco da dire. E no, in realtà li ho presi perché stavo pensando di iniziare a fare qualche video mukbang chiacchiericcio o cose di questo tipo, però non lo so, non sono ancora tanto convinta perché non so se è un genere di video che può interessare. Io li guardo tutti i giorni a cena, quindi a me piace come formato di video. Però non so, prima di tutto, se riuscirei a registrarlo, perché parlare mentre si mangia non l'ho mai fatto, quindi boh. E poi appunto non so se è una cosa che può interessarvi. Se è una cosa che vi interessa e se avete qualche domanda da farmi, vi invito a scrivermela giù di sotto, così mi so un po' più regolare su quelli che sono i vostri interessi. E niente, ora è davvero tutto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!